Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. Anche oggi una meravigliosa ospite, la nostra Serena. Ciao! Ciao, È in collegamento telefonico la nostra Monia. Ci sei, Monia? ciao. Certo che ci sono, non posso mancare. Ciao PJ, ciao a tutti e ciao Cesè. Ciao, ciao Monia, ciao. Ah, com'è che l'hai chiamata per curiosità? Se sei il tuo nome d'arte, Serena? Sì, esatto, sì. Me l'aveva Benissimo. dato un mio importante maestro anni e anni fa. Benissimo, allora io solitamente Serena, la prima domanda che faccio alle nostre ospiti è carta bianca, presentatevi, così iniziamo a capire bene chi sei e che cosa fai nella vita. A te la parola. Bene, allora sono principalmente una ballerina street, quindi hip hop, e insegno, faccio delle giurie, tengo dei workshop e negli anni ho coltivato l'interesse anche per il teatro e quindi con questo interesse ho creato un laboratorio che si chiama Sottopelle in cui mescolo appunto esercizi legati al movimento del corpo, esercizi teatrali e anche alcune cose riguardanti il coaching. Perché in realtà quando ero più giovane mi ero appunto laureata in scienze della formazione, poi ho deciso di inseguire il mio sogno per la danza e sono partita e sono andata all'estero per coltivare questa passione della danza. Dove sei stata all'estero? E ho studiato un anno a Parigi. Poi sono stata un mese a New York che avevo vinto una borsa di studio e poi invece mi sono trasferita a Pesaro, nelle Marche, poi a Rimini, perché avevo appunto conosciuto questo maestro di nome Byron, di origine caraibiche, con cui appunto mi allenavo praticamente ogni giorno. E quindi da lì sono rimasta in Emilia-Romagna. Bellissimo, allora è la prima volta che noi ospitiamo una ballerina nel nostro programma e questa tu sei una performer, sei una ballerina performer e creative coach, quindi hai veramente, diciamo così, sei multiforme da un punto di vista proprio artistico, anche se il filo conduttore ovviamente è la danza. Una curiosità, questo era quello che tu volevi fare fin da piccina, quindi una vocazione che inizia da quando eri piccola? No, io rido perché quando ero piccola mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande e io rispondevo la pensionata. E tutti mi facevano due occhi così perché in realtà ero molto attiva. Come la pensionata? Sì, perché così avrò il tempo di fare quello che mi piace realmente. E quindi era questo il motivo per cui coltivare le mie passioni. E quindi da piccola io rispondevo così in realtà. Devo dire che eri avantissima, perché tu avevi già capito come funzionava la vita, cioè che molto spesso da adulti capita che si fanno mestieri lontani dalla propria anima, dalla propria passione, e si fanno dei lavori perché è necessario campare, detta volgarmente, e purtroppo capita che ci si allontana dalla propria anima, mentre invece la cosa più importante dovrebbe essere quella di riuscire a fare un'attività lavorativa con amore, qualunque essa sia. Quindi tu a un certo punto della tua vita hai capito che invece cosa potevi fare piuttosto che pensionata, perché la pensione è una cosa molto lunga, vero? Molto lontana nel tempo. Sì, io quando mi sono laureata mi sono proprio detta, bene, non mi sento felice, non mi sento appagata da questa laurea, perché era molto teorica, quindi ho sofferto molto il sistema universitario proprio per questo motivo, e poca pratica, poca esperienza sulla pelle, e quindi dicevo, ma io sulla formazione in realtà delle persone, cosa ho realmente imparato? E da lì ho detto, facciamo così, che inseguo quello che è, quello che mi fa sentire viva, non so dove mi porterà, ho detto, ma ci voglio provare. E da lì ho deciso appunto di partire, non conoscendo il francese, ho dovuto cercarmi una casa, il lavoro e la mia prima esperienza ho avuto all'estero, quindi è stato l'inizio anche molto difficile. Quindi dai, è stato quello un po' il motore, cosa mi fa sentire viva? Ho detto, in questo momento è la danza, vado. Dopo, successivamente, in realtà ho riscoperto questo interesse per la formazione, perché dopo aver, tra virgolette, lavorato su di me, attraverso sì il movimento, ma soprattutto attraverso il teatro,
ho detto, ma sai cosa ti dico? Ho imparato di più adesso sulla formazione della persona che non durante l'università. Ho detto, quasi quasi rispolvero un po' questo interesse. E da lì ho deciso di fare appunto questo corso di coaching, perché è un metodo pratico e io avevo proprio bisogno di concretezza. Per quello poi ho deciso, insomma. Senti, ti faccio una domanda che secondo me può servire anche a chi si vuole avvicinare al mondo della danza. Tu hai detto che ti sei trasferita in Francia, la Francia è molto apprezzata dal punto di vista della danza in genere. Tu che differenza hai veramente trovato fra l'Italia, diciamo così, gli stili che vengono insegnati qui o anche le metodologie qui nelle scuole italiane e la tua esperienza in Francia prima e in America dopo? E devo dire che erano anni diversi rispetto adesso, parlo del 2000, 2003, e quindi in Italia non c'erano ancora tutte, non c'erano ancora, erano pochi gli insegnanti di qualità con delle competenze valide. Adesso è completamente diverso, quindi adesso a una giovane ragazza, anche a una mia allieva, posso dire, se hai voglia di fare un'esperienza formativa anche per te al di là della danza, certo, parti, vai all'estero, perché comunque la praticità, l'affrontare un sacco di situazioni è un motivo di crescita, ma se per la danza in questo preciso momento puoi trovare benissimo un'offerta, diciamo così, molto ricca anche in Italia. Bisogna saper scegliere, certo, quello sì, come in tutti i campi, però la situazione è ben diversa dal 2000, quindi sì. Bellissimo. Monia, tu l'hai chiamata Sesè, quindi vuol dire che vi conoscete già da un po' di tempo con Serena, giusto? Esatto, la conosco da tempo, la seguo da tanto tempo come sua fan. E poi è stata mia docente, quindi la conosco davvero, il suo metodo di educazione, di formazione è unico, perché con la dolcezza ottiene quello che vuole. Quindi è l'esatto contrario di quello che normalmente si vede, no? Chi ha il pugno duro per ottenere quello che vuole. No, lei è l'esatto contrario. Lei con questo sorriso, questa dolcezza ti fa fare tutto quello che vuole lei. Ed è un mito, è grandissima. Infatti, Mi fa molto. dice, Com'è, Monia, scusami. sì, dice, ti voglio raccontare e facciamoci raccontare di questo percorso formativo che lei fa di sottopelle, già il nome stesso, sottopelle. Fatti raccontare un po' come forma questo suo corso, come è strutturato e il perché di questo nome, troppo bello. E sono arrivata in un momento della vita in cui tutti gli strumenti che erano stati utili a me, ho pensato, ora è il momento di condividerli. Mi sono sentita quasi egoista, ho detto, mi hanno aiutato così tanto, ho detto, devo creare una bolla, uno spazio, un tempo, cioè un laboratorio in cui veramente posso prendermi cura delle persone. In che modo? Diciamo che alterno. Parto molto spesso dal corpo, dal movimento, e utilizzo magari una tecnica che si chiama contact, che appartiene più al contemporaneo, che è la street culture, e per accorciare le distanze, quindi avvicinare le persone e metterle in relazione. Quindi ci sono esercizi che riguardano la fiducia, lasciarsi guidare, e una presa di consapevolezza del corpo, perché la verità è più vicina al corpo che non alla mente. Quindi molte volte suggerisco: prendiamo questa parte del cervello, mettiamola in un barattolo e chiudiamo il barattolo e lasciamolo lì e riconnettiamoci a quella un po' che è la parte istintuale, viscerale, insomma. E poi appunto esercizi legati più alla sfera teatrale, che servono per rispolverare la nostra spontaneità, che è tostissima, da adulti è tostissima questa cosa, perché la cosa che ci frena di più è l'autogiudizio, più che la paura del giudizio altrui è proprio il nostro giudizio. E quindi quando si comincia a vedere un po' questo, lasciare andare un po' i condizionamenti, le paure, e esce l'autenticità delle persone, la verità, è emozionante, perché
Ho avvertito proprio un gran bisogno e un desiderio, una sete di incontrare l'altro e di farsi vedere un po' per quello che si è, imperfetti, che è bellissimo, imperfetti. Sai, Serena, che mi dai molte riflessioni, no? Mi aiuti quasi a visualizzare questo metodo. Sì, il teatro aiuta tantissimo sotto questo punto di vista, serve appunto per riavvicinare, ma la domanda che ti faccio io è: non ti sembra strano che nonostante tutte le opportunità che abbiamo nella vita, abbiamo così tanta difficoltà ad utilizzare veramente il corpo nel relazionarci con le altre persone? Penso che c'è un utilizzo del corpo, soprattutto adesso, più superficiale, cioè legato più all'immagine. Non voglio denigrare questo aspetto perché io per prima mi prendo cura della mia immagine, ho una parte di ego, diciamo, che è affascinata anche dall'immagine stessa, e mi piace, quindi mi piace trovare questo equilibrio tra l'ego e la parte invece più spirituale, l'anima. Però noto molta, cioè noto che molte persone sono sconnesse dalla propria corporeità, questo sì, questo Anche sì. i bambini, io noto che anche i bambini hanno la stessa difficoltà, infatti quando fanno corsi di recitazione hanno difficoltà ad usare il corpo, che è strano rispetto ai tempi nostri, che forse eravamo più abituati ad usare il corpo anche nei nostri giochi all'aria aperta, parlo della mia generazione naturalmente. Ah, ma io lo osservo anche nei miei cugini, i miei stessi cugini vedo che sono strani quando corrono, perché non sono, cioè, sono abituati ai social, è inutile, quindi i giochi all'aria aperta, inventarsi le cose, viene a mancare questa cosa che si nota proprio nel corpo, nell'utilizzo del corpo, questo sì. Sì, effettivamente questa cosa qua è molto, molto interessante. Monia, tu che hai avuto modo di essere allieva e quindi la maestra Serena ti ha messo sotto, cioè ti ha fatto fare un po' di attività motori anche, no? Te cosa ci racconti dal tuo punto di vista di allieva? Allora, vi sconvolgo con la mia affermazione. È riuscita a farmi sentire leggera. Ed è tutto, ed è molto, per me. Beh, questo è un successone, Serena, ti ha fatto un super complimento. Cioè, sei riuscita a far sentire leggera Monia. Ma ne sono felice perché tutto dipende da qua, vedi? Bene. È bellissimo, Monia, ma tu che cosa hai provato? Dimmi questa cosa qua, perché è molto importante, io penso che può servire anche di incoraggiamento a chi magari non si avvicina alla danza o al teatro perché si vergogna del proprio corpo. Partiamo dal presupposto che io ho un ottimo equilibrio mente-corpo. Io sto particolarmente bene col mio corpo e questo è molto importante perché già ci facilita le relazioni alla personale stima e alla stima verso gli altri di conseguenza. Quindi non si ha difficoltà a mettersi a nudo in ogni senso, voglio dire anche in qualche maniera nudo dal punto di vista proprio fisico, no? Perché quando stai bene col tuo corpo, riconoscendo i difetti, che difetti sono quelli della, diciamo così, un po' dell'immagine che ci vogliono dare altri, perché poi per me non è un difetto quello di essere così o diversa comunque in qualche maniera. E quindi io partivo già agevolata da questa cosa. Di certo il contatto, quindi crescere in questa forma del contatto, della relazione con gli altri, quindi dell'apprezzamento di se stessi e degli altri e aiutare gli altri ad apprezzarsi. Cioè, stimare l'altro, il tuo compagno di percorso, il tuo compagno con il quale mantieni magari un, che ne so, ce l'hai. Compagno di teatro, di danza o quant'altro, tu essere, diciamo così, in qualche maniera di stimolo del tuo compagno, quindi apprezzare il tuo compagno, quindi si comincia a fidare di te. Ecco, per me è stato questo, non è per me una riscoperta, ma un apprezzamento particolare del metodo utilizzato da
serena per questa cosa, per sì, ecco, per questa condizione che per gli artisti è molto importante, ma non si limita alla parte artistica, cioè serve a tutti. È molto molto bello. Serena, tra le altre cose, io ti apprezzo moltissimo come ballerina, perché hai, si vede che hai una marcia in più, tu usi il corpo dal punto di vista proprio comunicativo moltissimo, quindi anche, vedi, abbiamo fatto vedere in questo momento degli spezzoni di alcuni tuoi videoclip, di alcuni spettacoli dove danzi in prima persona. Io devo dire che sei veramente molto molto tecnica e comunicativa, che è molto difficile il binomio, devo dire, perché molto spesso trovi il ballerino che è tecnico, però e magari è poco espressivo, devo dire. Invece mi voglio complimentare con te, perché sei veramente molto molto brava. Senti, adesso noi entriamo invece nel vivo di due donne che nella tua vita sono state importantissime. Chi sono? Ma sono le mie due nonne, con cui ho trascorso molto tempo, e di cui appunto ho costruito una performance alternando musica, movimento e voce, e perché ho voluto raccontare qualcosa delle mie nonne, perché comunque sono le mie radici, quindi da lì non si scappa e più approfondisco, diciamo, più entro in quella che è la mia terra e più mi conosco, insomma. Ma la cosa bella del mio nonno è che erano veramente opposte, quindi avevo questa nonna molto stravagante, dalle unghie rosse a punta, cioè aveva i capelli cotonati, si faceva il neo finto, fumava collana di perle, insomma era tutto, io dicevo, tanto fumo, e non vuole avere una connotazione negativa, ma poco arrosto, nel senso che faceva tanto rumore, era furibonda, io dicevo un'ape furibonda, e l'altra invece era opposto, quindi estremamente cattolica, un po' sottomessa alla figura appunto del mio nonno, e guai a truccarsi, vestita molto semplice, era una sarta, e pelle bianca, silenziosa, ma molto presente nel suo essere silenzioso, e anche molto delicata, molto dolce, non invadente, insomma, però presente, ecco. E quindi avevo queste due figure veramente che mi portavano un po' di confusione, nel senso, dicevo, ma guarda che diversità, e quindi ho portato in scena questo pezzo. Sì, ti ricordava loro due. Come si intitola? Al diavolo. Un titolo bello forte. Posso immaginare che questo al diavolo è un'espressione della nonna con le unghie laccate di rosso. O non dirmi che... Ma in realtà non me lo ricordo. È un'espressione mia di questo momento di vita in cui ho fatto da anni questa ricerca spirituale, che per me non vuol dire religiosa, ma di consapevolezza, di apertura alla bellezza di tutto ciò che ci circonda, e quindi ho messo anche in discussione molti valori che mi sono stati trasmessi propri della religione cattolica, e quindi lì sono entrata anche nel vedere i miei due riferimenti femminili. E per questo in scena c'era una poltrona, c'era una tinozza, un crocefisso, e finiva appunto con un mio mantra finale, una sorta di preghiera, chiamiamola così, in cui incito a credere in se stesse, ecco, praticamente. Sì, mi fa molto piacere, perché sai, tutto questo discorso che tu fai è quasi un percorso mistico, molto molto interessante. Tu per riscoprire te stessa vai ad attingere da quelle che sono le tue radici, quindi i tuoi esempi di donne, nonne, dove probabilmente coabitano in te entrambe, perché prima dicevi anche io ci tengo alla mia parte egoica, quindi all'essere una bella donna, a piacermi e a piacere, perché no, perché il bello è anche questo,
E poi hai la parte più intima, che è quella magari più pensierosa, taciturna, più sentimentale. Quindi hai deciso di fare questo viaggio. Ma questa è la caratteristica di questo spettacolo. Hai sempre fuso naturalmente la danza con il teatro, immagino. Sì, c'è una parte, diciamo, di dialogo tra le due nonne, quindi ho messo in scena proprio due, tipo due marionette, quindi da una parte c'è la nonna, furibonda, l'ape, l'altra invece un po' più calma e pacata. Ho cercato di recuperare il mio dialetto veronese, che non è stata immediata la cosa, e quindi le ho messe un po', diciamo, in confronto, in discussione. E poi invece una partitura proprio di movimento, quindi più corporea. Quindi queste due nonne simbologicamente si incontrano nella loro diversità. Ma sì, ma perché in realtà, essendo che una è lo specchio dell'altra, in un certo senso, almeno nel mio immaginario, perché poi non lo so nella realtà, una è affascinata dall'altra proprio perché è diversa. Ecco, Quindi nella sì. realtà le nonne andavano d'accordo, si frequentavano, erano proprio due emisferi lontani le une dalle Ma si frequentavano raramente, anche per una distanza geografica, e quindi non le riesco ad associare proprio vicine, ecco. E se non in qualche foto, nel mio immaginario non le vedo vicine, sì. Però in scena hai due attrici o sei sempre tu che interpreti? Perché hai parlato di due marionette, quindi è più che altro nell'immaginario. Sono sempre io, sì, sono sempre io. Che ovviamente avrò una certa postura e un certo modo di essere nel momento in cui sono una nonna e cambia nel momento in cui entro nell'altra, insomma, sì. Molto particolare. Monia, tu hai visto lo spettacolo? Io ho visto lo spettacolo e devo chiedere, lo so che non è questa la situazione, ci vuole un po' di concentrazione, non può essere in video, ma fammi vedere, ti prego, facci vedere solamente un attimo le due manine, che sono le due nonnine che parlano una con l'altra, basta la tua voce e la tua mimica, solo un accenno, ti prego. Un accenno dello spettacolo, improvviso, perché adesso non ce l'ho. Oh, devo anche improvvisare questo dialetto. Ma allora, fateli due bigodini, no? E con un po' di smalto rosso in quelle once. Sto pregando. Sì, ho capito, ma in paese che ne parla tutti. Peccatrice. Bellissimo, sai che sei riuscita anche nell'improvvisazione? Mi è incuriosito moltissimo. Voglio vederlo appena finisce sto maradam del coronavirus, perché noi mentre stiamo registrando la puntata ancora ci troviamo in questa situazione. Una domanda, come la stai vivendo questo momento di stasi fisica, tu che usi molto il corpo nel tuo lavoro? C'è stato un cambiamento, nel senso che nella prima fase, nelle prime settimane, mi sono proprio chiusa nei miei processi creativi e come sempre nella mia vita ho utilizzato la performance come in senso terapeutico, per stare in questa. E comunque è un disagio, una sofferenza, anche perché comunque non sto lavorando, non sto facendo quello che mi fa alzare al mattino con il sorriso, quindi ho creato in casa. Come se avessi veramente un pubblico, come se la casa fosse il mio teatro. Quindi ho cominciato a fare delle performance e a perdermi nei miei processi creativi. Poi ho detto, ok, c'è stato un momento di trasformazione in cui ho detto, ma se io fossi al massimo delle mie potenzialità, che cosa farei? Mi sono chiesta. E quindi ho investito questo tempo per lanciare dei progetti che riguardano tutti i ballerini italiani, un progetto che appunto si chiama Distanza, e per coltivare maggiormente il mio creative coach e quindi pubblicizzare i miei video, cose che normalmente metto un po' sempre da parte, no? Per il lavoro. Quindi sì. Che bello. Sfrutto, sì.
Anche questo qua io penso che sia una bella risorsa di chi lavora nello spettacolo. Noi lo diciamo perché questa cosa qua è molto importante. Noi in Non si nasce, si diventa, invitiamo donne che ci raccontano il loro mondo, la loro professione, la loro arte e soprattutto il loro empowerment. Questo potere interiore di saper anche cambiare pelle a seconda delle sfide della vita, no? E mi piace che noi stiamo chiudendo questa puntata con queste parole molto belle anche di speranza. In realtà, noi non sappiamo quando riprenderemo le nostre attività, perché le attività dello spettacolo probabilmente riprenderanno, con gli eventi dal vivo, teatrali, musica, danza, cinema, eccetera, forse, a fine di quest'anno, insomma. Però devo dire che abbiamo in noi un jolly da giocare, che è questa creatività che in qualche misura ci mette in discussione, ma ci porta anche avanti, mentalmente. Quindi complimenti perché non ti sei fatta schiacciare diciamo così, da un pensiero negativo opprimente, ma hai ancora una volta, per resilienza, tirato fuori questa creatività che sono sicura ti porterà ancora a molto molto di più appena, ci sarà permesso di andare nuovamente a teatro. Io verrò a vederti naturalmente. Monia, Monia, noi abbiamo finito la nostra puntata. No, già, accidenti. Io posso chiacchierare un'altra ora, come minimo, con la mia sette. Va bene, allora che dire? Invitiamo altre ospiti a raccontarci le loro storie, le loro aneddoti, che cosa hanno fatto, perché è davvero bellissimo ascoltarle. E basta candidarsi inviando una mail a mocacasting@gmail.com. Benissimo, e ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube di Janas TV e cliccare quindi sul pulsante rosso e sulla campanellina perché così avrete il vostro avviso ad ogni nuovo caricamento. Noi siamo super social, ci trovate su Facebook con Janas TV e Mamme Fuori Mercato, su Instagram con Non si nasce si diventa e che dire, avanti tutta. Serena, io ti ringrazio, ti saluto di cuore perché sei stata così carina nell'averci raccontato la tua storia, averci aiutato ad entrare un po' in quello che è questo magico mondo della creatività, del corpo e dell'anima. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Monia, a te. Serena, tu lo devi sapere, come sanno tutti, che non si nasce. Ma si diventa! Ciao a tutti! Grazie mille, ciao, ciao. Grazie!